Ciao a tutti, oggi è arrivato finalmente il momento di costruire questo terrario, ambientamento tepui, biotopo tepui con piante che vivono proprio in quei luoghi, come le brocchinie, come le elianfore. Okay, questa tipologia di terrario è stata studiata, è sempre un esperimento, però per vedere se funziona con un filtro attivo sul fondo, con un sistema di riscaldamento che viene attivato durante il giorno insieme alle lampade, mentre di notte si spengono le lampade, si spegne il riscaldamento nel sottosuolo di questo filtro attivo, diciamo composto dal lapillo vulcanico, e si abbassano drasticamente le temperature. Diciamo, il mio range sarebbe ottenere dai 22-24 gradi di giorno fino a 14-16 di notte. Quindi ora ho già preparato il fondale, questo è l'acquario, un mio ex acquario, vedete, è un 150x60x60, colonna d'acqua, diciamo, cioè totale volume da riempire. Abbiamo fatto una, come vedrete nelle foto, una base con del poliuretano, con dei binari in modo che l'acqua possa circolare intorno con una pompetta posizionata nell'angolo dell'acquario. C'è il cavetto riscaldante. Sopra ho messo delle griglie in modo che l'acqua possa comunque permeare attraverso il lapillo vulcanico e anche sotto riscaldarsi tramite il cavetto, quindi continuamente un lento ricircolo di quest'acqua sul fondo. E sopra a queste griglie ho messo anche la rete ombreggiante in modo che mi filtri, che blocchi il lapillo, che non vada giù sedimenti di questo lapillo o di terreni vari. Quindi ora, preparato il fondale, vedrete dal vivo l'allestimento di questo terrario. Spero vi piaccia e ci sentiamo dopo per un eventuale altro commento. Buona visione!
know if you see me high.